Si chiama Safer Internet Day e ogni 6 febbraio viene celebrata in 100 paesi del mondo. È la giornata mondiale della sicurezza sul web, le sue parole d'ordine sono informazione, educazione, consapevolezza. In Italia la Polizia Postale delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha incontrato 60.000 studenti per sensibilizzare i più giovani a queste tematiche. Ad Arezzo gli studenti dell'ITIS Galileo Galilei hanno partecipato ad un'edizione speciale del progetto Una vita da social, che ha come obiettivo quello di insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità positive del web, evitando i rischi connessi al cyberbullismo. Il fenomeno del cyberbullismo purtroppo è in continua espansione. Noi invitiamo i ragazzi innanzitutto nella comunicazione fra loro, cioè porre un occhio di riguardo nei confronti di coloro che per qualsiasi motivo possono essere bullizzati e quindi contestualmente di fare argine, cioè di evitare che si possano verificare questi accadimenti e renderne partecipi, specialmente gli insegnanti all'interno degli istituti scolastici, quali come con la nuova legge, la numero 71 di giugno, hanno anche delle responsabilità penali per quello che riguarda i casi di cyberbullismo. Quali sono i dati principali nell'Aretino per quanto riguarda segnalazioni e casi di cyberbullismo? Casi di cyberbullismo ne abbiamo registrati pochissimi, anche perché diciamo, la rete scolastica e la rete familiare è molto molto attenta. Noi facciamo molti incontri sia con gli insegnanti che con i genitori e quindi diciamo che il flusso di notizie che viene rivolto dalla Polizia Postale nei confronti dei genitori e degli insegnanti è continuo.